Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Fratelli e sorelle, rendiamo grazie all'Eterno, Creatore di tutte le cose, per quanto ha fatto in mezzo a noi durante questo anno accademico che ora volge a compimento. All'inizio di questa celebrazione domandiamo umilmente il perdono dei nostri peccati, perché in molteplici segni di amore e di misericordia del Signore accrescano la nostra fede, sostengano la nostra speranza e ci edifichino nella carità. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Di Gesù Cristo tuo Figlio ci rendi creature nuove per la vita eterna. Dona a noi tuo popolo di perseveranze nella fede e nella speranza, perché non dubitiamo che si compiano le tue promesse. Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni giunsero a Listra da Antiochia e da Iconio alcuni giudei, i quali persuasero la folla. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città, credendolo morto. Allora gli si fecero attorno i discepoli ed egli si alzò ed entrò in città. Il giorno dopo,
partì con Barnaba alla volta di Derbe. Dopo aver annunciato il Vangelo a quella città e aver fatto un numero considerevole di discepoli, ritornarono a Listra, Iconio e Antiochia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, perché, dicevano, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Designarono quindi per loro in ogni chiesa alcuni anziani e, dopo aver pregato e digiunato, li affidarono al Signore nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisidia, raggiunsero la Panfilia e, dopo aver proclamato la parola a Perge, scesero ad Attalia. Di qui fecero vela per Antiochia, là dove erano stati affidati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Appena arrivati, riunirono la chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. E si fermarono per non poco tempo insieme ai discepoli. È parola di Dio. Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Canti la mia bocca la lode del Signore e benedica ogni vivente il suo santo nome in eterno e per sempre.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il Principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Parola del Signore. Caro Rettore Magnifico, Padre Nuno da Silva, anche tutti del Presbiterato, gentili autorità accademiche, stimati docenti e studenti, fratelli e sorelle tutti nel Signore. Qua ci sono pochi rappresentanti, ma in Gesù vedo tutti studenti, anche tutta la comunità dell'Università Gregoriana. Mentre ormai sta per chiudersi l'anno accademico, ci ritroviamo tutti insieme intorno all'altare per dire il nostro più sentito grazie alla Santa Trinità per quanto che ci ha permesso di vivere durante questo anno, per il tempo che ci ha donato, per le persone che abbiamo incontrato, per la passione, per lo studio e l'insegnamento, per i passi di crescita nell'amore alla verità e anche per i limiti che abbiamo potuto sperimentare. Davvero un grazie che vuole includere tutto quello che abbiamo vissuto con intento di orientare sempre più la nostra vita verso la sorgente di ogni bene. Le letture che abbiamo ascoltato ci aiutano a entrare in modo più consapevole in questa azione di grazie. Vorrei cogliere qualche aspetto che mi sembra importante e condividerlo con voi. La prima lettura ha raccontato un momento difficile della vita di San Paolo. Mentre si trova l'Istra, infatti, viene lapidato dalla folla e trascinato fuori dalla città.
tutto lo credono morto, ma lui si rialza e conferma i discepoli, esortandoli a restare saldi nella fede. L'episodio descrive proprio il modo in cui si diffonde il Vangelo. C'è l'annuncio, il confronto non facile con le prove, il lancio missionario teso a rendere forti nella fede quanti già credono e a spalancare la porta della fede ai pagani. Paolo e Barnaba non si lasciano scoraggiare dalle persecuzioni, ma al contrario, le valorizzano perché tutti i fratelli si sentano più forti e generosi nell'accoglienza del Vangelo. L'azione di grazia che oggi innalziamo al Signore vuole abbracciare la proposta di lasciarci confermare nella fede da Lui e di confermarci reciprocamente come unica famiglia, mettendo in comune ciò che lo Spirito suscita e permuove. Qui mi sembra di cogliere uno dei compiti fondamentali della ricerca. Viviamo in un contesto culturale frammentato, privo di riferimento certi, abitato da ideologie che spesso sembrano escludere Dio e ogni prospettiva di salvezza. In questo contesto il Signore ci chiede di mostrare la bellezza della fede. Il vostro studio accoglie quotidianamente la sfida di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Dentro questo orizzonte del confermare la fede, vorrei anche sottolineare l'aspetto della sinodalità, raccogliendo il costante l'invito di Papa Francesco. Nell'episodio ascoltato dal libro degli Atti, infatti tutto avviene nella logica della comunione. Paolo, Barnaba, i discepoli che li soccorrono, i pagani che si aprono alla fede, i fatti che accadono e la stessa discussione ecclesiale fanno sì che tutti compiano dei passi, gli uni verso gli altri e tutti insieme verso il Signore e con il Signore. La sinodalità rende sempre più ricca la comunità e le permette di esprimersi e di agire come unico corpo. Anche la stessa leadership viene rivisitata. Ciascuno ha un posto nella comunità. Tutti sono importanti. Tutti si ascoltano e abbracciando quello che noi chiamiamo tecnicamente il principio della sussidiarietà, lavorano per l'unico obiettivo che è più grande di quello che ognuno aveva in mente. Direbbe Papa Francesco: il tutto è superiore alla parte. In questa linea mi sento di incoraggiare tutta la famiglia della Gregoriana ad accogliere incentivare la sinodalità. Fate in modo che vi siano sempre più occasioni di confronto e di ascolto evangelico tra di voi, tra docenti e studenti, tra le diverse facoltà, con il personale amministrativo e tutti coloro che in qualche modo vivono l'università. Allontanando il pericolo dell'autoreferenzialità,
fate sì che il vostro lavoro assiduo e serio di ricerca diventi una cassa di risonanza per tutta la Chiesa e per gli uomini e le donne del nostro tempo. La sinodalità sia davvero un processo e uno stile con cui declinare il vostro impegno accademico. E se queste sfide ci sembrano troppo coraggiose, ci raggiunge l'incoraggiamento di Gesù nel Vangelo. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Queste parole ci invitano da subito a implorare del Signore il dono della pace, soprattutto per quei paesi che soffrono a motivo della guerra. In particolare vogliamo chiedere al principe della pace che al più presto finisca l'assurda guerra che sta flagellando l'Ucraina. Nel contesto dell'azione di grazie che stiamo celebrando, l'invito di Gesù ci rafforza nell'impegno ad andare avanti, alimentando la fiducia in Lui, che è la nostra pace, ma anche assumendoci la responsabilità di essere nel mondo segno visibile del risorto attraverso quello che in Evangelii Gaudium viene chiamata la misca di vivere insieme e di incontrarci. In questo modo il rendimento di grazie che oggi insieme innalziamo al Padre ci permette di guardare l'anno appena trascorso e di riconoscere che il Signore non ci ha fatto mancare il suo aiuto, ma ci spinge anche a puntare lo sguardo in avanti e a immaginare la realizzazione della profezia di bene che il Signore prepara per noi. Confermati nella fede, impegnati nella sinodalità, approcciati dalla pace del risorto, gli diciamo grazie e ci impegniamo a portare avanti la nostra missione in spirito di servizio alla Chiesa e per la maggior gloria di Dio. La Vergine Santissima, Donna del Magnificat, custodisca i nostri passi e ci renda gioiosi nella testimonianza della fede. I nostri santi Ignazio, Luigi e Francesco Saverio ci aiutino a rispondere ogni giorno con fedeltà alla nostra vocazione battesimale. Amen. Grazie. Fratelli e sorelle, rendiamoci testimoni della potenza salvifica del Salvatore Gesù Cristo, esprimendo con la preghiera comunitaria la nostra fiducia in Lui. Noi ti preghiamo.
church so that in an ever renewed faith in the resurrection of Christ, she may witness to the world the great works of God on behalf of humanity. Ti preghiamo. Noi ti preghiamo. Dirigeants des nations, afin qu'ils œuvrent pour le bien commun des peuples et dans la recherche de la paix et pour la cessation de la guerre en Ukraine. Por todos los que se encuentran abatidos o en momentos de dificultad, por las secuelas de la pandemia, por las personas que viven en la miseria, para que la comunidad cristiana les apoye y no les falte atención y solidaridad en actos concretos. Gregorio 대학교가 계속해서 인간적이고 영적이며 문화적인 교육의 장으로 거듭나도록 기도합니다. 너희 집에 가. 'Che a nossa comunidade acadêmica seja povo que se sustente na fé. Ame-se sem preconceitos, doe-se pelos demais e perdoe-se de coração sincero. Nós te preghiamo. Noi ti preghiamo. Per i defunti della nostra comunità universitaria, Giaghinò, Linus, Heinrich, Marcel, Robert, Marcial, Lorenzina, Francesco Paolo, possono cantare in eterno il canto nuovo dei redenti in Cristo. Dio della vita, della forza dello Spirito, ti abbiamo innalzato la nostra preghiera. Accoglila insieme a quanto custodiamo nel cuore ed esaudircela secondo la tua misericordia per Cristo nostro Signore.
prega a te, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, o Signore, i doni della tua Chiesa in festa, e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alla sorgente della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli dei assanti cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo. Fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente e dall'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo in mente, santifica e consacra con il Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventi il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ti ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:
prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Della fede. Forza, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio, della sua mirabile discesione, ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventeremo in Cristo un solo corpo, un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Ignazio, San Roberto Bellarmino, San Luigi Gonzaga e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione dona pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il Vescovo Lazzaro, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni gloria e gloria, obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire:
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concede la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Peccati del mondo, beati invitati alla cena dell'agnello. Riceveremo tutti la comunione rimanendo fermi al nostro posto, ci verrà portata, ad eccezione dei celiaci che la riceveranno all'altare di San Giovanni Bergmans.
preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo, che ti sei degnato di rinnovare con questi sacramenti di vita eterna, e donali di giungere alla risurrezione incorruttibile del corpo, destinato alla gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. Alla fine dell'Eucaristia, di azioni di grazia a conclusione dell'anno accademico, desidero ringraziare Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Lazaro Yu-Heung-Sik, prefetto della Congregazione per il Clero, per aver accettato il nostro invito di presiedere questa celebrazione. Grazie di cuore, Eccellenza, per aver pregato con noi e per le parole che ci ha rivolto. Per noi è particolarmente significativa la sua presenza in quanto prefetto della Congregazione per il Clero, poiché la formazione accademica dei seminaristi e dei giovani sacerdoti è una parte fondamentale della missione della Gregoriana. Abbiamo molto a cuore la formazione di laici, laiche e religiose, sempre più numerosi nelle nostre aule, ma la maggioranza del nostro corpo studentesco, il 65% circa, è costituito dai seminaristi e sacerdoti, sia diocesani sia religiosi. In questa occasione della sua presenza fra noi, mi preme ricordare, Eccellenza, la sua testimonianza in quanto pastore in Corea del Sud, in particolare come vescovo della diocesi di Daejeon. Ricordo anche il suo esempio e impegno in favore della pace e della riconciliazione, essendo lei stato a capo del Comitato per la Pace della Conferenza Episcopale Coreana. Per questo motivo, lei si è recato diverse volte in Corea del Nord. La ringrazio infine, Eccellenza Reverendissima, per la fiducia con cui la Congregazione per il Clero incoraggia il lavoro svolto dal nostro Centro San Pietro Favre per i formatori al sacerdozio e alla vita consacrata. Veramente, grazie di cuore. Ringrazio tutti gli amici che ci hanno accompagnato nella celebrazione di oggi, in presenza o a distanza. In particolare ringrazio i rappresentanti diplomatici di diversi paesi e i benefattori che ci sostengono in ogni forma. Ringrazio infine tutti coloro che hanno preparato la nostra celebrazione, in modo particolare il padre Massimo Marelli, nostro cerimoniere, il coro del Pontificio Collegio Germanico Ungarico e il coro del Collegio Teologico Femminile Santa Cecilia, gli accoliti e diaconi del Collegio Internazionale del Gesù, la Capellania dell'Università, l'Ufficio del Rettorato, l'Ufficio Tecnico Generale, l'Information Systems e tanti altri collaboratori. Un grazie di cuore va al padre Vincenzo D'Adamo, rettore della Chiesa di Sant'Ignazio, che ci accoglie sempre con grande disponibilità e generosità. Tra l'altro oggi, nel giorno in cui la Chiesa di Sant'Ignazio celebra i 300 anni della sua consacrazione. Quindi auguri alla Chiesa di Sant'Ignazio. Permettetemi ora di rivolgere una parola agli studenti che concludono gli studi alla Gregoriana quest'anno. Grazie di cuore per la vostra fiducia e per il cammino che abbiamo fatto insieme.
Vi chiedo di condividere ciò che avete vissuto alla Gregoriana nei vostri paesi, nelle vostre diocesi e nelle vostre comunità di appartenenza. Vi auguro, nelle vostre future missioni, un servizio alla Chiesa pieno di gioia, annunciando il Vangelo in tutto il mondo. E ricordatevi che la Gregoriana sarà sempre la vostra casa. Infine, come già sapete, con quest'anno accademico giunge al termine il mio secondo mandato in qualità di rettore. Permettetemi perciò di esprimervi la mia gioia di avervi accompagnato e di essere stato da voi accompagnati in questi 6 anni, di cui conserverò sempre un ricordo sentito e grato. Infine ricordo che dopo la celebrazione eucaristica avremo un secondo momento festivo nella sede dell'Università, occasione per altri ringraziamenti e per le premiazioni accademiche. Siete tutti invitati. Grazie di cuore a tutti voi. Grazie Padre Magnifico, Bruno da Silva. Quello che lui ha detto tutto, alla fine io direi Amen, Alleluia. Io, come adesso io cerco di servire come prefetto per il clero, sacerdoti, diaconi, seminaristi del mondo. In questo senso, Università Gregoriana, cioè comunità Università Gregoriana, quanto contribuisce per i seminaristi come questo, maturità accademica, anche come università per formare tantissimi formatori, quelli che formano nel mondo. In questo senso io col cuore io ringrazio e spero che continui questa collaborazione insieme. Quando Papa mi ha chiamato qua, sempre nel mio cuore è come incoraggiare i sacerdoti, anche i sacerdoti gioiosi, questo è il mio sempre come compito nel mio cuore. In questo senso, quale chiesa, quale sacerdote, quale formazione? Il mio domanda continua. In questo senso, per me, Vangelo Gaudium, Papa dice che vivere la parola, vivendo la parola, tutte belle cose inizia. Se non vive, siamo anche sacerdoti, come este pagano, glorificato. Questo Papa ha detto, giovedì santo, ai sacerdoti. Anche la fratelli tutti, che questo amore va verso tutti. Questo facendo diventa chiesa sinodale, proprio una strada da andare avanti come chiesa di oggi, anche sacerdoti oggi, anche questo vivendo diventare sacerdoti gioiosi, anche incoraggiati. Di questo senso io prego ogni giorno tutti voi, anche pregate per tutti i sacerdoti del mondo, così la chiesa diventa più bella, più va avanti, perché adesso mass media continuamente parla male, critica, pedofilie, abuso, celibato, eccetera, ma ci sono quanti sacerdoti eroi nel mondo, questo anche bisogna capire, no? In questo senso, grazie, grazie, grazie. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e lo Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.